Ma quanto culo c'hai? Porca puttana, ma è incredibile! Ma è una cosa impossibile! Ma io quando ho bisogno di fortuna ti vengo a cercare! Ma ti vengo a cercare! Ma... Ciao, ti coccolo, Pecchia, ti coccolo! No, ma è veramente incredibile, ragazzi! Ma cioè, allora, è impossibile quest'anno non andare in Serie A, eh? Cioè, se non ci andiamo, cioè, bisogna darci un calcio nel culo o farci retrocedere direttamente in Serie D perché sarebbe un crimine di guerra, cioè. Comunque, va bene. Allora, bando alle ciance, video molto breve, per dire che questa volta veramente, promesso. Allora, soddisfatissimo della vittoria, ovviamente è stata una goduta terrificante, perché a livelli stratosferici, cioè, beccare il gol del 2-2 a 2 minuti dalla fine, poi al 95esimo riuscirlo a pareggiare è veramente con Del Prato, che ringraziamo, è una cosa boh, fuori di testa. Ho fatto un grido che secondo me ho sfondato la parete e mi hanno sentito fuori a 50 metri. Quindi, vabbè, la partita è iniziata con un golasso di Benek al volo, dopodiché al 34esimo Valoti ci ha fatto beccare gol, però devo dire che quel tipo di situazione non è così facile da marcare. È un colpo di testa, tu tendi a salire con la difesa, quindi per me ci sta, anche se è chiaro che dobbiamo essere più attenti, e la difesa che abbiamo è quella che è. Stavolta non c'avevamo l'innominabile Osorio, l'abbiamo nominato purtroppo, vabbè, è scappata anche stavolta, però sai, alla fine c'è il Balogh, quindi comunque non c'hai mai una difesa perfetta, cioè Circati va bene, ma purtroppo e il resto va sempre male, perché una spalla valida evidentemente non ce l'abbiamo. Dopodiché vado a vedere qua l'81esimo, alla fine, partita quasi finita, l'81esimo andiamo a segnare con Dennis Mann, che fa una bella finta in aria, una palla messa in mezzo, bassa, la palla gli arriva, lui finta di andare sul sinistro, invece si sposta sulla destra, calcia e ci porta in vantaggio. Gran gol di Dennis. Purtroppo cosa succede? Succede che Canestrelli al 92esimo, ecco qui è il vero errore. È il vero errore perché su l'ennesimo calcio di punizione, noi sui calci da fermo, purtroppo è un vero e proprio tallone d'Achille. Leggibilissimo, lunghissimo, sì, a rientrare bene questo cross, però Estevez se lo perde completamente. Allora, Estevez, io non ti ho neanche messo qua di fianco sul banco degli imputati, perché con quello che fai durante tutte le partite un errore ci sta e per l'amor del cielo sei centrocampista, quindi devi cercare di migliorare su questa situazione perché hai beccato un gol, diciamo che cioè, non ti sei neanche mosso praticamente e hai fatto beccare gol alla squadra, 2-2 che potrebbe costare veramente caro perché dispiaceva buttare via 2 punti e oggi consideriamo e la Cremonese che perde quell'altra lì, come si chiama, il Venezia oggi, che ha pareggiato, cioè ci stanno andando tutte bene, no? Quindi, no, forse ho sbagliato a dire i risultati, comunque non importa, cioè tutte le altre hanno pareggiato o perso, questo è il succo, infatti, ripeto, non mi sono preparato, non me ne ricordo a memoria, comunque quello che sta di fatto è che il Parma è a 8-9 punti, 8 sulla seconda e 9 sulla terza. Quindi, grazie a questa vittoria, sicuramente abbiamo beccato altri 2 punti sulle inseguitrici, una cosa incredibile, perché è la quinta volta che andiamo a vincere nei extra time totali, decimo minuto di recupero, quinto minuto di recupero, insomma, alla fine abbiamo fatto 5 partite. Diciamo in cui abbiamo segnato proprio ma lo scadere della partita fondamentalmente, però quest'anno appunto deve essere per forza il nostro anno perché ci va veramente molto bene. Quindi alla fine, dopo questa depressione al 92esimo, ti ritrovi a giocare gli ultimi 2-3 minuti di partita e segnare all'ultimo secondo con Del Prato è una roba che non apprezzo, non apprezzo veramente. Adesso andiamo sereni, devo dire, andiamo sereni a Como a giocarcela e veramente qua potremmo mettere veramente una pietra tombale sul campionato se andiamo a vincere a Como. Quindi boh, io spero che i ragazzi veramente facciano una bella prestazione, anche perché fuori casa
tutti gli ingredienti per poter fare questa bella prestazione, perché noi in contropiede siamo pericolosissimi. Quindi se ripartiamo bene, noi rischiamo di infilare chiunque in contropiede. Boh, allora ringrazio Dennis Mann, ha il suo decimo centro in campionato, che è il suo record, e finalmente ci fa vedere che giocatore è, con 10 gol già in doppia cifra, Dennis. E ringraziamo ovviamente Del Prato, che anche lui come Camarà ci fa gioire all'ultimo secondo, anche lui dovremmo fare chiamate l'806, 815, 816 e prenotate un gol anche di Danny, di Del Prato all'ultimo minuto. Del Prato, che amor di giocatore anche te che sei stato, Del Prato sei stato. Allora, basta, non ho da dire altro, soddisfazione. Molto culo, perché secondo me comunque la squadra è vero che non si arrende mai, però segnare sempre all'ultimo secondo ci vuole il culo, perché è in dubbio. La squadra ci crede, quindi per l'amor del cielo tutti i meriti ve li do, però ci vuole anche del culo, se no non ce la fai a vincere. Noi ragazzi alla fine con queste qui 5 partite vinte o pareggiate comunque all'ultimo secondo abbiamo beccato dei punti extra e mica pochi, che sono quelli poi che ci distinguono dalle inseguitrici. Quindi inseguitrici che stanno comunque facendo un gran campionato, siamo noi che stiamo vincendo tutto, anche quello che normalmente pareggeresti. Quindi va bene, Pecchia stavolta, non so, abbiamo vinto, non ti dirò niente, però sinceramente, vabbè, dico l'ultima cosa e poi basta, promesso, garantito, così la chiudo. La chiudo dicendo che se noi avessimo avuto, perché ormai per quest'anno non ce la fa, una difesa decente, cioè questo campionato era già finito adesso, cioè eravamo 20-25 punti di vantaggio. Purtroppo, avendo la difesa che abbiamo, per dirti anche stavolta, devi fare 40.000 gol per riuscire a portare a casa una partita. E quindi questo è il vero rammarico. Il vero rammarico è che per vincere devi fare 3 gol, che è una cosa mica facile, ecco. E quindi se magari, appunto, visto che andremo, perché dobbiamo andarci assolutamente in Serie A, io spero che Kraus faccia solo una cosa. Allora, per me ti puoi tenere anche la squadra com'è. Confermarmi tutto il centrocampo, tutti i giovani che ce ne hai voglia e tutto l'attacco così com'è, bene o male, magari una punta in più e un centrocampista di qualità tipo Bernabé in più andrebbe bene, ma ti chiedo solo una cosa, una, guarda, faccio sì, una. Facci la difesa, due centrali, mica uno, due centrali di granito, due centrati di granito ed è fatta. È salvezza sicura se prendi due centrali, non le fai, due centrali, ok? Ci siamo? Due centrali di granito e già adesso vi dico che è salvezza garantita. Ma devi prendermene questi due centrali buoni, perché se no in Serie A rischiamo di fare la fine che sta facendo il Cagliari, cioè in difesa facciamo cagare. Cioè in Serie A tu rischi con questa difesa di beccare dei gol, non con le piccole, ma con tutte le medio-grandi, becchi gol. Perché l'attacco può segnare con chiunque, tu in casa puoi vincere anche col Milan e con l'Inter a sorpresa, magari anche con un gol alla fine, con quello che vuoi, ma devi avere la difesa, perché senza la difesa te becchi caterve di gol, quindi puoi anche farne un gol contro il Milan, per dire, o l'Inter, no? Per dire, in casa o fuori casa, ma poi ne becchi quattro e quindi non serve a un cazzo. Ok, ho finito. Il post partita è finito. Ti fate Parma e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!